Raging News. Ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh! Vabbè, chi non vuole ricominciare? È riesplosa sta moda. Prima tutti giocavano a Yu-Gi-Oh! Perché era il nuovo, o comunque avevi visto l'anime, era il tempo del cartone, quindi ci andavi. Adesso c'è questa moda inversa, no? Quelli che hanno smesso quando erano piccoli, adesso ricominciano a giocare, per un motivo o per un altro. No, te lo dico perché è successo anche a me, sta risuccedendo, lo so, anche a te, tranquillo. Ed è proprio per questo motivo che oggi andiamo a vedere dei piccoli punti, piccoli, non te rubo troppo tempo, per ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh! Maggiormente è come ricomincio a giocare. Magari le carte che ci avevi le hai vendute, oppure non le ritrovi più, oppure anche so carte del paleolitico. Quale deck devo prendere per il gioco di oggi? Beh, ho una buona notizia per te. Ci sono tantissimi deck in circolazione e la cosa migliore è che, come in passato, ci sono tantissimi starter deck con cui puoi ricominciare a farti un deck. C'è lo starter deck del Dino Distruttore, c'è lo starter deck del Cyberso, ci sono tanti archetipi in circolazione che sono in vendita nei punti adibiti. Giusto, ecco, unica cosa, mi raccomando, questo è un piccolo trucchetto. Sembra una cavolata, però ti assicuro che funziona. Se vuoi giocare competitivo, e ripeto, se vuoi ricominciare a giocare competitivo, ti consiglio di comprare 3 starter deck. E perché 3 starter deck? Uno starter deck consiste in 30 carte, tu me ne fai comprare 3, ne esce una torre del Babele di 90 carte. E poi la torre del Babele è pure una carta degli Yugi, non te la ricordi? Di queste 90 carte che te troverai, di alcune dovrai selezionarne il 3 per, altre ti serviranno in 2 per. Però è sconsigliato farsi un unico starter, così che tu abbia solo un'unica copia di tutte le carte. Un'altra cosa da sapere importante è ovviamente come si è evoluto il gioco. Il gioco, ragazzi, in questi anni ha subito profondi mutamenti. Il mutamento più sensibile, diciamo, è l'introduzione di una nuova tipologia di mostri, i cosiddetti mostri Link. Su YouTube ci sono tantissimi video che ti spiegano la meccanica. In sostanza, il campo di battaglia ha avuto l'aggiunta di una nuova zona, la zona extra. Quindi abbiamo zona carte magie, zona carte mostro normali e 2 zone extra, una per te e una per l'avversario. Solo in questa zona puoi evocare mostri dell'extra, e quindi gli Xyz, gli Synchro, i Fusione. E qui arrivano i famosissimi simpaticoni Link, in quanto sono mostri che hanno dei puntatori. Questi mostri vanno ovviamente nella zona extra, ma nelle zone da loro puntate dai loro segnalini, nelle zone che questi indicano, tu puoi evocare altri mostri dell'extra. Da qui poi tutte le varie combo che si vanno a concatenare con gli effetti, effetti che si triggerano se due mostri si indicano reciprocamente e così via. Un'altra novità sensibile che devi conoscere sono le cosiddette hand trap. Questi sono per la maggior parte mostri che possono essere scartati al cimitero in un qualsiasi momento e annullano un effetto dell'avversario. Prendiamo ad esempio la hand trap più costosa, cioè più famosa. Puoi scartare questa carta in un qualsiasi momento dalla mano per annullare l'effetto dell'avversario che gli permetta di evocare specialmente dal deck, mandare una carta dal deck al cimitero o aggiungere dal deck alla mano. Ecco, questo è un tipo di hand trap, ma ce ne sono altre. Abbiamo per esempio il dissimulatore d'effetto, che scartato al cimitero annulla l'effetto di un mostro nella main phase dell'avversario. Abbiamo il fortissimo Troll e Lock Uccello Serratura, che se scartato al cimitero non permette più di aggiungere alla mano. Ecco, il gioco oggi è diventato, e mi dispiace moltissimo ammettere questa cosa, tutto un blocca l'avversario in quello che sta facendo. Ovviamente ci sono anche carte apposta per fermare le hand trap, però insomma, questo lo lascio scoprire a te. Ti basti sapere che la meccanica è diventata questa. Una strategia molto diversa da quella che c'era magari 5-6 anni fa, in cui molto del gioco si basava su settare carte magia o carte trappola. Diversissimo da altre meccaniche se andiamo molto più indietro, in cui tutto si basava su un gioco lento, su mostri molto forti. Yu-Gi-Oh! Si è trasformato. E se vogliamo dirla tutta, si trasforma giorno per giorno. Beh, molti vorranno sapere come faccio i tornei, come recupero le carte e le informazioni che mi servono. Beh, per prima cosa segui AntoShow.
cioè no, è un pochetto coglionazzo a volte, però insomma fa contenuti interessanti degli Yu-Gi-Oh! Quindi lui mi sembra un punto di riferimento interessante. E poi ovviamente ci sono le fumetterie. Vai alla fumetteria più vicina a te e lì, anche se non c'è una community, parla con l'edicolante. Troverai sicuramente altre informazioni, altri punti di riferimento e soprattutto le bustine famose che puoi comprare per trovare gli altri mostri che ti servono. Queste sono le basi fondamentali più importanti da sapere se vuoi ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh!, specialmente se è tanto tempo che non giochi. Abbiamo fatto un video anche in cui diamo consigli per i tornei e lo trovi qui in sovrimpressione o anche nell'handcard. In playlist troverai anche un software molto interessante per provare e testare i deck che ti piacciono in modo totalmente gratuito con tutte le carte che vuoi, senza spendere nulla. Questo video era un altro tassello che volevo aggiungere per tutte le persone che si trovavano un po' spaesate e non sapevano come ricominciare a giocare. E con questo io ti saluto con tutto il cuore, sono Anto Show e ti ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Mi raccomando, se ti piace il gioco, iscriviti e clicca sulla campanellina, perché altrimenti poi non rimani aggiornato con tutte le cose che escono, insomma, che ti iscrivi a fa altrimenti. Se vuoi dirci qualcosa, in descrizione trovate tutti i nostri social e tutti i contatti. Io sono contento che tu stia sentendo anche questo. È arrivato fino alla fine del video, grazie, ti voglio bene. Quindi colgo l'occasione per salutarti con tutto il cuore. Ci vediamo al prossimo video e soprattutto stay over, stay over, stay!